conosciuto sindaco, dopo un po' di anni lo troviamo in corsa con Insieme alla Camera. Adriano Tenese, cosa è successo in tutti questi anni? Io la ringrazio per l'opportunità che dà per portare anche la nostra voce ai cittadini e a tutti coloro che abitano nella provincia di Caserta. A che è dovuta questa mia candidatura? È stata molto 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 sofferta, ma è stata veramente desiderata dagli amici e compagni. Amici e compagni, ci tengo a dirlo, perché io sono candidato e ne sono onorato in quota socialista in una lista che comprende anche Verdi e Prodiani. Sono stato sindaco dell'Ulivo. Per cui io oggi, sempre moderato progressista, cammino con il Partito Socialista nella mente, l'Ulivo nel cuore, dando la massima attenzione a tutto ciò che ci circonda. Progressista era un po' che non lo sentivo. Ma io sono un progressista, sempre stato un progressista. A parte di quella famosa schiera non del Partito Progressista. Ma non ti ricordo, c'è stato un periodo in cui sì, molto, molto. Era addirittura un partito, il Partito Progressista. Ma non massimalista, altrimenti sarei ancora più a sinistra. Sono per quella sinistra moderata, che ha come obiettivo il raggiungimento della governabilità, non il disfattismo, perché una sinistra che non concorre a poter portare la voce del tessuto sociale più sfortunato, non mi piace dire più povero o meno fortunato, il termine giusto, una sinistra che sa che con quella defiance di voti noi non potremmo eventualmente concorrere alla vittoria, cosa che però noi stiamo perseguendo, perché siamo convinti che in questa campagna elettorale verranno fuori poi i giusti valori e anche le giuste considerazioni di quanto è stato prodotto a tutt'oggi e di quanto ci stanno proponendo partiti e movimenti che hanno poca credibilità, non fanno conti con la matematica, in modo matematico, e che fanno proclami, enunciano, dicono, confondono e cercano di carpire la buona fede di chi andrà a votare con un pensiero magari rivolto a qualcosa che sarà irraggiungibile, perché dare 1.000 euro, ieri sera è fresca, dare 1.000 euro alle mamme, dare 1.200-1.600 euro a chi non lavora, si invita praticamente a una famiglia a non cercarlo più il lavoro, si perde un po' l'obiettivo. L'obiettivo della politica è quello di mettere al centro la persona e crearne le condizioni di vivibilità. La condizione di vivibilità prima è dare dignità a chi vive in un contesto e la prima dignità la dà il lavoro. Se noi non siamo capaci di produrre questo, non dobbiamo dare assistenzialismo, dobbiamo aspettarci momenti che possono essere critici per il cittadino, ma dobbiamo comunque far sì che quella criticità passi il più breve tempo possibile, ma diamo un lavoro dignitoso, perché nessuno, spera di poter vivere di assistenza, e quanto di peggio possa esserci per l'essere umano. Secondo lei, dal punto di vista politico, naturalmente, perché lei è sempre stato un ottimo osservatore, che cosa è cambiato sostanzialmente dal periodo in cui lei faceva l'amministratore della sua città ad oggi? È cambiato. Già quando io ho fatto l'amministratore della società esisteva una netta distinzione tra il centrodestra e il centrosinistra, stava emergendo il Movimento 5 Stelle, si affacciava all'orizzonte, avevamo già subito l'Italia dei valori, innovatrice, portatrice di non so quali valori, che poi per fortuna non nostra, ma per fortuna dei cittadini, è venuta a mancare quella attività tanto salubre che poteva apparire, perché sono venute fuori
diciamo, indiscrezioni. Quali erano i difetti di quella parte? I difetti di quella sono quei partiti personalizzati. Un partito non può essere di qualcuno. Ed è un errore che si sta facendo ancora oggi. Certo, io adesso questo l'oligocrazia, è l'oligocrazia che distrugge, perché la democrazia è altro. La volontà del cittadino, ma anche in questa tornata elettorale, non è rispettata. Tutti siamo portati a convinzare. Abbiamo una legge elettorale. Abbiamo una legge elettorale che a mio avviso deve essere la prima cosa da modificare in un eventuale nuovo governo, anche se di transizione. E non posso accettare che ieri sera Berlusconi diceva l'ingiuso non ci sarà, me lo auguro, che i cittadini non stanno votando per un ingiuso, avranno le idee chiare. Molti non andranno a votare proprio perché hanno contezza di questo ingiuso. Fanno male, perché non votare significa subire e dare ragione a chi va a poi a mettere la propria volontà in un voto che poi potrebbe risultare praticamente inutile, perché il fatto che all'indomani, se è vero che i patti che stanno giurando tutti quanti che l'ingiuso non ci sarà, io non vedo come si potrà governare. Ed è probabile. Parla anche di un inciucio a monte, veramente. L'inciucio dovrebbe esserci a monte, è il motivo per cui vedo che la Meloni sta spingendo forte, vuole siglare il patto sottoscritto. Però in politica, e questo voglio mettere in guardia un po' tutti, le condizioni che oggi fanno siglare un patto potrebbero mancare domani, per cui quel patto potrebbe non essere mantenuto. Allora anche questa impronta di ritorno al fascismo che c'è, i fatti di Macerata, di Pistoia, il fascismo, potrebbe essere la condizione per la quale all'indomani del voto si voglia porre argine a un qualche cosa e si possa costruire un governo di inciuci. A lei che è una persona ragionevole, io voglio chiedere, perché voglio dire, il cittadino deve andare a votare, questa volta almeno tentare di andare a votare con la mente sgombra da preconcetti. Ma queste frasi che sono diventate rituali, che si ripetono, basta il minimo gesto, dire fascista, chiamare fascista, penso che sia diventata una cosa, è talmente un'abitudine che alla fine poi sarà un boomerang, non otterrà neanche più l'effetto che dovrebbe ottenere secondo coloro che hanno lanciato questa nomenclatura. Io penso che il fascismo vero sia finito, non esiste più il fascismo. Infatti. Esistono sporadici nostalgici di un tempo che è stato, che magari neanche hanno conosciuto. Vabbè, perché se l'avessero conosciuto probabilmente loro, non sarebbero ognuno, neanche fascisti oggi. Vabbè, ognuno pensa come possa, crede, no? Noi rispettiamo anche il loro pensiero, certo. Ma noi non rispettiamo l'esaltazione, non rispettiamo l'attività che mettono in essere affinché si possa pensare che ci potrebbe anche essere un ritorno al fascismo. Gli atti di violenza, le cariche, gli disturbi di piazza. Non sono solo fascisti, che, dottore, che lei è persona intelligente. Lo sto dicendo, lei è intelligentissimo, se io sono intelligente, che mi ha preceduto, che sono anche della sinistra. Queste provocazioni, ma noi non a caso non stiamo nella sinistra estrema, abbiamo addirittura frange rivoluzione popolare, e a me la stessa parola rivoluzione popolare non è che fa paura, ma non l'accetto. Movimento popolare, come lo vogliamo chiamare, ma non una rivoluzione, perché la rivoluzione si deve essere fatta sì, ma di pensiero, in modo democratico, non una rivoluzione che poi la si porta in piazza. Assolutamente. E allora quella, diciamo, non costruisce, è una rivoluzione che distrugge, che crea credine, crea odio, crea nefandezze non solo politiche ma anche materiali, sì. Materiali, non ci danno una bella immagine neanche nella nostra Europa, dico nostra Europa perché noi abbiamo come obiettivo anche l'europeismo, noi siamo europeisti convinti. Dove ha sbagliato la politica? Dove ha sbagliato la politica? La politica ha sbagliato nelle distrazioni che ha avuto, nel non investire sulla famiglia, sulla società, sulla scuola. Oggi i ragazzi sono meno fortunati di noi, la mia generazione aveva poco, ma quel poco che aveva se l'è tenuto caro e ha raggiunto degli obiettivi perché sapeva che all'indomani dell'obiettivo da raggiungere avrebbe trovato anche la giusta collocazione nel mondo del lavoro. Questa incertezza nel mondo del lavoro, questa fragilità che oggi va a colpire i ragazzi dall'adolescenza in su,
ad ogni progresso, ad ogni moneta bella, c'è l'altra faccia della moneta. Sì. Internet, i tantissimi canali televisivi, il fumo diverso, non il fumo normale, che non voglio parlare neanche, certo, delle altre sostanze illusorie ed allucinogene, hanno portato a una emulazione magari di ragazzi che potevano essere, non dico normali, mi va di dire normal sani, in ragazzi che per ritenersi ed essere accettati da un gruppo devono poi adeguarsi, altrimenti l'emulazione, perché nei ragazzi adolescenti è quasi la regola, ed è questo è quello che disturba molto la società futura che verrà. Noi non siamo stati capaci di metterli in guardia, non abbiamo arginato questo fenomeno e ne stiamo pagando le conseguenze, ed ecco anche il distacco dalla politica. I ragazzi sono molto molto distratti, nella nostra generazione eravamo più attenti e avevamo anche una politica che un poco riusciva anche a sopperire alle nostre carenze culturali, intellettive, avevamo giuristi di altissimo prestigio, di alto grado. Bene. Lo stesso Almirante, io sono trasversale in questo momento. Certo. Almirante era un grandissimo oratore, sentirlo parlare incantava tutti. Abbiamo avuto Sandro Pertini, che è stata la storia della Repubblica Italiana, la sua vita la rivivo, mi commuove. Pertini è stato nel carcere di Ventotene perché per la sua partigianeria. Certo. Berlinguer, Pietro Nenni, Aldo Moro. Ne abbiamo avuti tanti, ma veramente tanti. Oggi vuole dare un testimone a un gruppo di persone, anche giovani, e gli voglio dire: la politica non è solo un negozio, la politica è anche un servizio, è un servizio. Certo. Ci vuole un'ispirazione. Se tu vai in politica perché devi ottenere qualcosa, non andarci proprio. Certo. Perché purtroppo, ti troverai purtroppo abbiamo tanti esempi che... Io voglio dire una cosa, scusi se faccio Cicero, perdonami. Certo. È più di un ventennio che sto in politica, è vero. Io mi definisco un onorevole perdente. Perché onorevole? Perché onorevole, un perdente in modo onorevole, questo vuol dire, è stato un gioco di parole. E perché ho fatto delle battaglie regionali, ho avuto un buon consenso personale, non indifferente, e ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, li ringrazio ancora oggi, perché veramente mi hanno dato alla mia voce una risonanza che si è fatta poi sentire anche lontano e che purtroppo non ha trovato poi spazio nelle giuste, nelle dovute istituzioni, ma devo dire che la nostra candidatura in questo momento vuole essere testimonianza che nonostante le onorevoli disfatte noi siamo ancora presentabili. Di questo siamo fieri. Nel suo programma si dà tanto spazio al futuro dei giovani. Ovviamente io dico sempre non ci sono ricette miracolose, perché purtroppo tutti insieme abbiamo mancato, ciascuno per la propria parte, nei confronti delle nuove generazioni. Oggi il giovane è disincantato, non si avvicina alla politica e questo è un danno. Distratto. Il giovane non si avvicina alla politica perché evidentemente la politica a sua volta non è riuscita ad essere qualcosa che somigliasse al servizio, come giustamente ha detto lei, ma somigliava invece soprattutto all'interesse individuale. Quindi voglio usare un termine forte, è riuscita a disgustare anche i giovani e a smorzare il loro entusiasmo. In questo noi siamo tutti colpevoli, gli autori in prima persona di questo danno e anche chi come noi evidentemente o ha trasmesso male la verità oppure addirittura ha taciuto. Quindi prendiamoci tutte le nostre colpe e ripeto, non ci sono ricette miracolose, ma lei da dove comincerebbe? A recuperare? Allora, nascondere la polvere sotto il tappeto non ha fatto mai bene a nessuno, perché poi la polvere è venuta tutta quanta certo. fuori e l'asma è arrivato a tutti quanti. Adesso c'è un asma generalizzato.
molti dei giovani voteranno, molti non voteranno, altri avranno, daranno un voto di reazione, un voto, la parola d'ordine che sento, hanno provato questi altri, andiamo a vedere che cosa vogliono fare ancora questi che arriveranno. Sotto un aspetto logico potrebbe anche essere, diciamo, possibile accettare un discorso, ma significa secondo noi fare un salto nel buio, perché un programma ben definito io non l'ho letto ancora, perché oggi dicono bianco, domani già può diventare beige, perché magari l'opinione pubblica vuole vedere beige, e dopodomani nero. Non voglio fare lo sciacallo e speculare nelle mele marce che in ogni partito esistono, ci sono, anche loro hanno avuto la loro disavventura. Non è stato un furto, è vero, però è stato un furto ideologico, è stata una violenza a chi crede che ci sia veramente qualcosa di diverso in un movimento. Ma io stavo dicendo prima, abbiamo visto con l'Italia dei Valori, abbiamo visto con la Lega, lo vedremo probabilmente anche con un movimento che dovrà diventare partito, perché stare all'opposizione, io sono stato un primo cittadino, è facile, questo non va bene, questo non va bene, questo è vero. Non si può con la bacchetta magica, come diceva la dottoressa Nardi, aggiustare quelle cose che non vanno bene oramai da decenni, ventenni, perché è una parabola discendente, 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 che non vuole neanche mettersi in orizzontale, scende ancora. Ci stavamo provando, ci ha provato prima Renzi, ma molto anche Gentiloni, molto credibile, ha fatto delle, abbiamo avuto dei successi non auspicabili. Ecco, la coppia di fatto non era diciamo così facile poterla avere in Italia, sembrava il Vaticano ci ha sempre condizionato, però oggi sapere che esiste la coppia di fatto è un traguardo per chi vive quella condizione non indifferente. Il credito d'imposta adottato per le imprese del Sud non è una piccola cosa, perché si invita ad investire nel Sud. Cosa si può fare? Ulteriormente dare fiducia agli imprenditori che vogliono vedere nel Sud, diciamo, il far west della vecchia America. Perché? Perché nel sud c'è tanto da investire sul turismo, sull'enogastronomia, perché abbiamo industrie conserviere, abbiamo industrie casearie che sono all'avanguardia mondiale, certo. In tutto il mondo ce li invidiano. Abbiamo artigianato molto 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 rinomato, e sono questi i settori su cui noi possiamo avere. E bisogna fare, a mio avviso, anche, ed ecco l'attenzione profonda anche al nostro ambiente, dobbiamo fare un carotaggio di tutti i terreni della Campania, perché i prodotti che vengono fatti in Campania, dalla melanzana al pomodoro a quanto altro, dovrà essere certificato, perché c'è stato un periodo in cui tutto ciò che veniva dalla provincia di Caserta non veniva acquistato nei mercati italiani. Quindi abbiamo avuto delle penalizzazioni dovute a un fenomeno che è grosso, che è quello della malavita organizzata, che in Campania sappiamo è molto molto rappresentata, come nel sud profondo. Ma se nel sud ha proliferato questa industria, ormai è un'industria quella della criminalità organizzata, perché dai posti di lavoro non siamo riusciti a sottrarli a questa attività. Perché? Perché noi non diamo i posti di lavoro. Certo. Allora investiamo in questo modo, diamo la fiducia a un giovane, il giovane che non ha più neanche interesse a trovarsi un lavoro, sarà la mina vagante, il delinquente di domani. Certo. Ed è un nostro prodotto, è il prodotto della politica. Certo. Quindi le responsabilità sono principalmente nostre. Allora, candidato Telese, in chiusura, che cosa dice lei al cittadino che
si rifiuta, ha già deciso di non andare a votare. Io penso che alla fine saranno molti quelli che non voteranno, ma saranno anche molti che considereranno che il non votare significa non potersi neanche più lamentare. Se io non vado a votare, non ho il diritto di lamentarmi. Cioè. Non posso dire più niente. Allora io devo andare a esprimere la mia volontà, qualsiasi la voglio rispettare, nera, rossa, gialla, verde, ma vai a votare. Guarda chi può essere più credibile, vai a considerare per il tuo futuro, nei programmi, cosa ci può essere, ma specialmente ai giovani, andateci e cominciate ad avvicinarvi alla politica, che la politica è il vostro vivere quotidiano. Allora noi le diciamo in bocca al lupo e lei risponde viva il lupo. Viva il lupo, viva il lupo. In bocca al lupo noi. Per il gatto. Grazie. Che ha sentito e non ha dissentito su niente. Visto? Non ha dissentito su niente, ha avuto il buon gusto di tacere, almeno lui. Va bene. Grazie, dottore.